Salve a tutti i lettori di androidblog.it, sotto la nostra telecamera oggi vi è lo Zopo Captain S ZP990, uno smartphone che apparentemente è cinese ma che comunque ci ha stupito in quasi tutte le sue caratteristiche. Andiamo adesso ad effettuare l'unboxing e vi ricordiamo anche che all'interno della confezione di vendita di zopomobile.it vi è anche una flip cover in regalo che ricorda molto quelle che fornisce Samsung, cioè vende Samsung con i suoi prodotti. Andiamo quindi ad aprire il dispositivo e vediamo subito in primo piano lo smartphone, o meglio il phablet, visto che comunque ha delle dimensioni abbastanza grandi. In dotazione vi troviamo anche una pellicola per il display e il manuale di istruzioni completamente in lingua cinese, oltre che i soliti cavi per la ricarica e per la trasmissione dei dati al computer. Un paio di cuffie non in-ear ma di ottima qualità, dotate anche di microfono e di pulsante per rispondere automaticamente alle chiamate, e il caricatore USB con LED di chiamiamolo di notifica, dai. Dicevamo, il dispositivo in possesso di una CPU quad core MediaTek MT6589 da 1,5 GHz quad core. Per quanto riguarda poi invece la memoria RAM, sono disponibili ben 2 GB, ovviamente non completamente, ma circa 1700-1800, adesso non ricordo di preciso. Per quanto riguarda invece la memoria di massa, sono disponibili 32 GB, anche se effettivi sono poco più di 26. Ovviamente la memoria è espandibile con memoria micro SD esterna fino a 64 giga. Dicevamo, il display si tratta di un display Full HD da ben 6 pollici che, a differenza di molti altri smartphone cinesi o equivalenti sul mercato, ha davvero dei colori molto definiti e interessanti, che vedremo in modo approfondito all'interno della recensione. Per quanto riguarda la parte telefonica, dicevamo che è uno smartphone, o meglio un phablet dual SIM, e la parte molto interessante che ci ha colpito abbastanza è l'utilizzo di una micro SIM per il primo slot e una SIM di taglio normale per il secondo slot. Ovviamente il primo funzionerà con le reti 3G, mentre il secondo solamente per chiamate reti 2G. Per quanto riguarda poi la fotocamera, è un phablet che presenta una fotocamera da 13 megapixel, in grado di registrare video in Full HD, e è disponibile anche un flash LED che in condizioni di luce scarsa comunque non si è dimostrato dei migliori. Per quanto riguarda il sistema operativo, invece è integrato an Android 4.2.1 con pochissime personalizzazioni da parte del... Adesso arrivano tutte le notifiche. Con pochissime personalizzazioni da parte del produttore cinese, se non qualche piccola applicazione come il File Manager o altre applicazioni come il Cell Broadcast o molte altre, che comunque sono integrate molto raramente all'interno di Android Stock presente sui Nexus. Insomma, per tutte le altre informazioni potete continuare a seguire la recensione scritta.